dobbiamo dire, beati, sarà quello che Dio vuole. Sarà quello che Dio vuole, ormai. Non potremo dire più nient'altro. Ormai noi ci dobbiamo affidare a Gesù e basta. Amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro l'azione della giornata, ma che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato di ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Vieni Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori e distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Oggi è mercoledì, giusto? Mercoledì. Quindi in questa giornata meditiamo i misteri della gloria, la risurrezione di Gesù dai morti. Quindi nell'amore la morte è stata sconfitta. Quindi affidiamoci a Gesù che è amore e misericordia per noi. Gesù, vieni a salvarci, Signore, vieni presto al nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. C'hai qualche intenzione? No. Io sì. Io chiedo a Gesù la pioggia.
anch'io allora. Io chiedo pure la pioggia nel cuore mio, la pioggia dell'amore. Vabbè, pure io. Perché sono chiuso in questa realtà di sistema che ci vuole inghiottire. Il sistema. Quelle che non vuole avere stamattina. Sì, quelle sì. Quelle naturali. Che bello. Guarda le belle, guarda. Stamattina c'è le nuvole naturali, guarda le belle. Ah. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Se guardi di dietro non è naturale. Dietro no, però lì sì. Lì sì. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero della gloria si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli, riuniti nel Cenacolo. Vi chiediamo, Gesù, di far scendere anche su di noi lo Spirito Santo, che ci liberi da ogni male e da questa tenebra che ci opprime e ci vuole inghiottire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. Nel quarto mistero della gloria si contempla l'assunzione di Maria in cielo, anima e corpo. Per intercessione di Mamma Maria, liberaci da ogni male, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero della gloria si contempla l'incoronazione di Maria, Regina dell'Universo. O Gesù, per intercessione di Mamma Maria, Regina dell'Universo, liberaci dal male, guariscici, fai scendere su di noi lo spirito di liberazione e guarigione da ogni malattia psichica, fisica e spirituale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, gli esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo grembo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Adesso un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni nostre, le intenzioni della Madonnina e le richieste a Gesù per i nostri, per il bene dei nostri familiari, il bene nostro, il bene dei nostri figli, il bene dei nostri familiari che sarebbero i genitori, chi è che ce l'ha. Gesù, proteggici tu, liberaci da tutti i mali che ci opprimono. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso ci affidiamo la misericordia tua, Gesù, confidiamo in te per essere protetti da tutto ciò che sta per arrivare, che sembra che non arriva, ma arriva, purtroppo. Sì. Perché con l'aumento di prezzi tante aziende falliranno. E tanti ristoranti falliranno, fallirà tante attività e dopo è un problema, perché se perde lavoro e c'è tanti disoccupati e tante altre cose. Poi oltretutto, se arriverà la guerra, come ipotizzano tanti esperti, sta arrivando la guerra bellica, per cui c'è poco da essere contenti e felici. Quindi affidiamoci alla misericordia di Gesù per essere protetti e liberati dai castighi che stanno arrivando. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente.
delibera a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo elettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Adesso chiediamo a Gesù la sua misericordia per ottenere miracoli e prodigi anche per Massimiliano, perché ha detto che sta molto male. Allora, tutti coloro che soffrono di tumori,
e malattie varie. Gesù, abbi misericordia di loro, doni la grazia da scendere per donare dei miracoli proprio fisici affinché andasse via sui tumori. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. O Dio, Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica a noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen. Adesso chiediamo l'intercessione non solo a San Michele, San Gabriele, San Raffaele, ma anche a Sant'Antonio de Padova, il mio santo protettore, che l'altro giorno è stata la festa. O gran santo, chiamato comunemente il santo di Padova, su a Padova c'è stata la festa, ma degno di essere nominato il santo del mondo, perché in ogni terra si onora il vostro merito e tanti altari s'alzano al vostro nome, quanti sono i cuori degli uomini, te non isdegnate di ricevere anche i piccoli tributi della mia devozione ed accogliermi sotto il vostro patrocinio, voi che di frequente stringeste nelle braccia il celeste bambino e ve l'accostaste al seno, riconducetelo in questo mio cuore, donde più volte l'ho scacciato peccando, ma che non porta mai più, che non parta mai più, dandomi perseveranza in servirlo e gratitudine ad amarlo. Ecco, adesso cantiamo questa canzone dopo il Vangelo. Tante briciole, un solo pane, tanti cuori, un solo amore, tante voci, una sola parola, Gesù, 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 Gesù. Vogliamo portare il Vangelo nel mondo intristito dal male, vogliamo portare la gioia, donando un sorriso a chiunque. Tante briciole, un solo pane, tanti cuori, un solo amore, tante voci, una sola parola, Gesù, 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 Gesù. Restiamo semplici e piccoli, di senape come un granello. Maria ci aiuti a cantare, passando in mezzo al dolore. Tante briciole, un solo pane, tanti cuori, un solo amore, tante voci, una sola parola, Gesù, 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 Gesù. Spegniamo l'orgoglio del mondo, umile con l'umile gesto di pace, tendiamo la mano ai fratelli, dicendo soltanto ti amo. Tante briciole, un solo pane, tanti cuori, un solo amore, tante voci, una sola parola, Gesù, 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 Gesù. Ed ora il Vangelo di oggi, la parola di oggi dalla Bibbia,
attimo che la trovo da qualche altra parte. Deve essere che sono in ferie, non li mette nessuno. Eccolo qua, va. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, Apocalisse 21, 9, 14. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di aspro cristallino. Pensa, la gloria di Dio che a mezz'aria, no? Che vola, che sta lì, che pare, senti, una pietra di aspro cristallino. Pensa che roba. È cinta da grandi alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni 1:45-51. In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse: ma da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero dei fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Porca miseria, guarda, ma mi è venuto i brividi. Gesù dice, no? In verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Se aprirà il cielo. Pensa. A breve posso succederà queste cose. Eh sì, però prima ci deve essere la purificazione. Sì. Oppure prima quello e dopo la purificazione. Però comunque vada, secondo me prima la purificazione avverrà in un certo modo. Guarda un po', è fermo, è quasi fermo il fiume. Mamma mia, come farà andare giù, guarda, non lo so. Ma non va giù, visto che è fermo, va giù pochissimo. E su, è secca, oh! La chiusa è secca, non l'ho certo. Vista mai secca. Questa chiusa qui non è stata mai secca. Mamma mia, è Gesù. Secca perché Gesù. Il livello dell'acqua è talmente basso che non la fa andare nel canale. Certo. Mamma mia. Non ce l'ha nel canale. Gesù, proteggici. È la fine. Libraci dal male. E la benedizione di Gesù scenda su di noi per intercessione del patriarca Giuseppe e gli arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore, amen. E ricordiamo, pare un po' Dalila. Dalila pare, vero? Pare Dalila. Dalila sì. Però è più bella questa di Dalila. Allora, guarda, beata Alessandrina De Maria da Costa. Questa qui è vissuta, qui c'è scritto, guarda. E parla dell'Eucaristia e prova di amore infinito, guarda. Gesù gli ha fatto sì che si nutrisse dell'Eucaristia per diversi anni, solo dell'Eucaristia, non mangiava solo l'ostia consacrata, 13 anni, vedi? Non potendosi più alimentare per volontà divina, negli ultimi 13 anni di vita vive di sola Eucaristia. Durante le estasi varie volte Gesù gli ripete: faccio in modo che tu viva solo di me per mostrare al mondo il valore dell'Eucaristia e ciò che è la mia vita nelle anime. Pensa che roba. 13 anni con l'Eucaristia ha vissuta, solo con ostia al giorno. Questo è il più grande miracolo eucaristico. Reale. Sì, reale. Sì. Anche un'altra, no? C'era pure un'altra che era vissuta solo di ostia. Sì, ce n'è tante. Durante il tempo di guerra, dicevene, no? Sì, sì. Edith Stein.
Esatto, però ce n'è tante altre che Gesù ha voluto così. Eh sì, allora oggi è una bella giornata perché si vede le nuvole naturali davanti. Ma se quante se nuvole giri, se ci giriamo è tutto chimico, però davanti almeno sì. È tanto che non le vedete, almeno ti sei rincuorato un po', cioè, a vedere le nuvole. Io le nuvole naturali di quanti mesi è che non... 30 anni che non li vedi più, però ogni tanto c'è ogni stato tanto c'è, se quando eri in quarantena c'era un po', sì, ah, è vero, vero. C'era meno attività aerea, c'era meno attività, sì. Quarantena io ho visto qualcosa, cioè dei cieli. E comunque era due o tre anni che non si vedeva né più. Era due o tre anni, sì, era tanto. Oh, qui ne ha trovato la fila per metano. Ma quanto cavolo costa? Metano 1,99. 2 euro praticamente. 2 euro c'è la fila. Perché in altri posti costa 3. Ma le deve ne da via le macchine a metano, dai. Ormai deve ne buttare via tutte le macchine a metano. Però se c'è chi è che ce l'ha 9 le macchine, come fanno a buttarle via? Perché non vuole ne cammina sempre, no, perché negli ultimi anni hanno proprio incentivato da fare le macchine a metano. Non ti ricordi che davano incentivi per comprare le macchine a metano? La gente tantissimi si è comprate le macchine a metano. Sì, hanno incentivato a comprare le macchine a metano perché già sapevano che dopo aumentava, che dovevano aumentare, in modo che dopo la gente si spostava dal metano alla batteria, all'elettronica. Ah, ha detto tutti elettronica. Ha detto tutta elettronica, sì. Ibrida o elettronica. Comunque ha fatto apposta per svuotare i magazzini delle macchine a metano, certo, che avevano fermi. Certo, adesso chi le compra più? No, adesso no. Ormai non le compra più. Adesso mai le macchine a metano è fermo il mercato. Voglio vedere dopo le concessionarie come fanno andare avanti. Adesso è elettronico ormai. Guarda quella. Chi è? Che capelli! Che capelli! Sarà la figlia dei Boccoli. Che io l'ho conosciuto, è un avvocato bravissimo, non so se è morto. Si è deceduto. Sarà la FIA, sarà. Pare a un cespuglio i capelli. Però c'è delle donne che gli piace i capelli cuciti grossi. A cespuglio. Però soprattutto gli piace alle donne di colore scuro, di colore nero. Perché lì gli piace un sacco i capelli lucidi. Anche Dalila ce l'aveva un po' a cespuglio. Anche Dalila, sì, Dalila. Dalila ce l'aveva a cespuglio. Dalila pare a un rovo. Un cespuglio di rovi. Sì. Sì. Quando si è sposato sa zio Mario, cioè aveva i capelli a cespuglio. Sì. Non è che roba, uno con la bicicletta da corsa con i freni a disco. Non l'ho vista mai. Siamo arrivati con 11 minuti di ritardo. Perché io ho dovuto fare quei due giri. Però alla fine niente di che. Era peggio un'ora di ritardo. Quindi la Fiat Palio è una macchina che fa schifo, oltretutto le curve le tiene poco, capito? È stata una perdita per la Fiat. State prodotte tante, però. Ma cos'è? Ha cambiato? No, non è qui. No. L'ha messa. Ah, è là. Sì, sì. È ancora nuova. È nuova, ci avrà 200.000 km. 200.000 io? Sicuramente da cambiare fra poco. Le ruote finite, sicuro. Ah, la è meglio, cioè l'ombra. No, tra poco viene il sole pure lì, però. Ah, perché bello, è il cotechino. È un cotechino. Però i chiappi di posto. I chiappi di posto, niente le strisce. Dopo ci hanno dato i scori vicini di casa, capirai. Per l'ultimo è difficile metterci. Guarda le carino il cotechino, è sfinito, è sfinito. I chicchitichino, le piccolino. Ecco, siamo al viaggio di ritorno. E abbiamo saputo tante cose sull'ambito industriale e di qualsiasi attività lavorativa di Lute, che non si salva nessuno stavolta, ma nemmeno la ristorazione, no, perché tanto tutti, cioè il problema è proprio la crisi delle fonti energetiche,
quindi non si tratta più di globalizzazione, di spostamento delle fabbriche per la manodopera. Prima il problema era la manodopera, no? Che tu le robe le sposti in Romania, in Romania la maggior parte quella volta, no? Perché costava di meno la manodopera. Adesso invece il problema è l'energia. L'energia tu vai, non c'è nessuna parte. Ci ha spiegato, è una cosa che non è più una crisi di uno Stato, è una crisi mondiale. Mondiale, però. Che non c'è speranze. Ma mondiale, è europea. È europea più che altro. È europea. È europea. Però, cioè, non è proprio mondiale, è vero, è europea. È europea, la crisi europea. Che il gas prima quanto costava? Il gas metano, no? Prima costava, ha detto? Ha detto che costava 20 centesimi al metro cubo. E adesso costa 3 euro al metro cubo. Ma 20 centesimi contro 3 euro, ma è una follia. E nessuno fa da niente, nessuno si incazza, nessuno si tira, si sveglia. E l'elettricità ha detto costava 6 centesimi e adesso costa 60 centesimi. Capito? L'elettricità al kilowatt costava 6 centesimi e adesso costa 60 centesimi. A tutti, anche i privati? A tutti. Quindi allora, se uno consuma poco, il costo è poco, ma se consumi tanto come un'impresa che consumava tanto, un'impresa, tanto devi mandare i forni, soprattutto le fonderie. Le fonderie. Vanne alla fine. Non riesci più, no? Come fai con i costi che ti decuplicati 10 volte tanto, il 1000%, no? E come fai? Dovresti aumentare i prezzi di vendita di 10 volte e quindi dopo saresti fuori in mercato. Allora per questo il gatto nero non teneva l'aria condizionata accesa? Esatto. Porca miseria, Gucciami è quel giorno. Allora è una crisi, capisci? Non è che è una crisi, la crisi non è più una crisi del settore, dice, come quella volta, no, a Castello è andata in crisi gli strumenti musicali, cioè siamo rifatti sull'elettronica o sulla meccanica. Adesso quella faccenda dell'energia è in crisi tutti i settori, tutti, non si salva niente in tutta Europa. Non si salva nessuno in tutta Europa, nessun settore. Quindi è una cosa che non era mai successa prima, capito? E infatti, è la prima volta in assoluto. Non si... infatti ha detto Andrea, che non è, perché non è documentato il colloquio, ha detto non si sa, perché un'altra volta, non è che è successo un'altra volta, allora ci basiamo sulla storia, non ci si può basare sulla storia, non è mai successo, ha detto non si sa come va a finire. E poi ha detto pure che non c'è nessuna prospettiva, non c'è nemmeno nessuno che dice niente, che fa niente, una rivolta, niente, zero. Tutto fermo, quindi è un punto interrogativo. Andiamo avanti finché si fa, ma dopo quando ti c'eria le bollette e le batoste, come gli è arrivata la bolletta al santuario del Campocavallo, pagavano 400 euro, adesso 1.800, decurrente. Da 400 euro a 1.800, e poi è in aumenta pure di più. Praticamente se va a finire su quel settore lì, che d'inverno vai alla messa a giacca a vento e le messe le fanno solo di giorno, non si può più accendere luci nelle chiese, luci nei riscaldamenti. Non è ammissibile, quindi mentre devi fare le messe le fai solo al giorno e capotti. Sì, e poi non è detto che farà freddo, perché può essere pure che farà caldo. Anche quello è vero. Oppure se fa freddo e non piove mai. Oppure cambierà tutto. Cosa ne sappiamo? Che se. Comunque se te non puoi accendere la luce, devi lavorare di giorno, a posto. Sì, ma le fabbriche come fanno a lavorare? E senza riscaldamenti vai a messa, fai la messa corte. Sì, ma le fabbriche, le tornerie automatiche, i torni che consumano un casino di corrente. Infatti il problema più che delle chiese è delle fabbriche. Perché voglio dire, bene o male, no. La chiesa va avanti, la chiesa in sé. Sì. Tanto c'è un'ora alla messa. Una volta a settimana ci stai, anche se è freddo. Certo. Il problema è le fabbriche, le fonderie che doprono il metano per mandare avanti i forni. È un problema irrisolvibile. Irrisolvibile? Irrisolvibile. E chi è che sta bene? Coloro che ci comandano. Che noi dobbiamo eleggere. Sì. 100.000 euro. Infatti, al mese. Vedi, in sto macello che è le cose, loro cosa hanno pensato? A fare le elezioni anticipate, no? Così non frega loro. Fanno cagnare tra di loro per spartisse i posti. Vai. Sì.
fanno cagnare tra di loro per spartirsi i posti, capito? Perché hai 100.000 euro al mese. Sì, sì. Fregandosene del popolo, perché. E il popolo sta a morire. Il popolo sta a morire e loro fanno cagnare loro tra di loro. Felici e contenti. Sì. Cosuli saluta Cucì. Sì. Il saluto del Duce. Io guarda, è una cosa. Ma ti rendi conto? Saluta tutti felici, contenti. Sì. Sta un portafoglio pieno. Tutti i manifesti in giro ha riempito l'Italia, non so quanto ne speso a spese nostre. Per riempire i manifesti in tutta Italia. Tutti i manifesti, tutti felici, contenti. Tutti sorridenti. In realtà è il baratro. In realtà l'Italia tutto siccità totale, la fine di tutto, le bollette ci stacca le orecchie, coloro che hanno comprato la macchina nuova a metano prima dell'aumento non se l'aspettava che c'era l'aumento, adesso stanno sull'orlo della fine proprio, perché chi è che c'ha la macchina a metano ormai spende di più della benzina e il gasolio. E poi lo sai cosa mi ha detto Cesare, il benzinaro di Castello? Ha detto che adesso ci saranno degli aumenti assurdi del gasolio e la benzina, pure di più di prima, perché ci ha avuto dei informatori, capito? Sì, dopo sì. Se è vero non lo so, però lui, chi è che non lo sa meglio di lui? Però sicuramente non è più il metano non è più conveniente come una volta. No, le macchine a metano nuove dentro le concessionarie penso che non le venderà mai più invece nessuno. Tu ti rendi conto che una volta le macchine le mettevano a metano la gente perché costava un cazzo il metano. L'ho messo una quindicina a metano io. 15 macine devi messo a metano. Una quindicina. Perché il metano quella volta non costava un cavolo. Facevi un sacco di chilometri quasi gratis. Infatti dire. Solo l'impianto. Adesso i fratelli Marzucchi che mettevano sempre impianti metano non li mettono più. Non li mettono più, sta fallì. No, fallì no, fallì, perché no, perché tanto le macchine si rompono sempre, però sì, queste strade di merda che ci avevamo vanno sempre dal meccanico, comunque vada, però non mettono più impianti metano. Tutto più a gas. Il gas però quanto costa il gas? No il gas metano, il gas. Il gas proprio. Il GPL. Quello ancora costa poco. Chissà come mai. Il propano. Quello perché costa poco? Ancora? 90 centesimi? Ancora, però. Non si sa per quanto. Quei ragazzi che mi è venuti a trovare da Roma ha detto andiamo a gas, andiamo a gas. Ho detto fortuna sto gas perché sennò. E adesso quello che costa meno di tutti è quel gas. Allora. Adesso poi ce ne sono due tipi di gas, no? Cioè il gas naturale liquefatto e il gas propano liquefatto, due tipi, GNL, no? Nei distributori. C'è cioè il GPL e il GNL. Da dove viene? Da chi dell'Adriatico? C'è i giacimenti, c'è un sacco di cose lì. Non lo so. Comunque dopo deve essere lì quel, cioè tanto deve subire una trasformazione sì gas. Stamattina da quante cose ci ha detto. Liquidi. Andrea, da gas, da gassosi li devi rendere liquidi. Stamattina da quante di quante cose ci ha detto di questo settore della crisi energetica, Andrea? Certo, lui è stato il settore suo. È il settore suo? Allora non so più spiccicare una parola perché ne penso talmente tante con sta testa che. Riflettendo penso ma ci rendiamo conto o no? Mi pare di no che coloro che ci comandano sono sempre più ricchi come hai detto te, le votazioni ha riempito i cartelli dappertutto, pagano un sacco dei soldi di tutto, di affissione del cartello, di tutto, della stampa. Quanti soldi ci potevano aumentare gli stipendi ai pensionati, a. Adesso vogliono togliere il reddito di cittadinanza a chi è che ce l'ha? Sì. Hai sentito? A chi è che ce l'ha? Chi è che non ce l'ha? Non c'è più niente da dire ormai, boh, dobbiamo pregare tanto e basta. Sì, ormai solo la fede. Solo la fede ci può salvare, perché sennò non c'è più niente, Allora, parlavamo dei convegni. Non c'è più niente a tutti i convegni, no, perché non c'è prospettive. Non c'è più prospettive, ormai anche Andrea, no? L'ultimo del 2019 l'abbiamo fatto. Dove? La accenda? Sì. Sì. Poi è finito tutto. Chi
se l'aspettava che dopo quello lì del convegno c'era il baratro, sarebbe stato... No, io me l'aspettavo che prima o poi doveva venire il baratro, non si sa. Si sapeva che doveva finire tutto questo sistema delle cose, no? Ah. Si sapeva dopo 40 anni, 40 anni che le apparizioni, ormai siamo alla fine. È vero, è vero. Cioè siamo vicino al tempo di 10 segreti, quindi si sapeva che prima o poi doveva finire, no? La Madonna ante il messaggio di Trevignano, no? L'ultimo. Ha detto. Para un po'. Kika! Però nei colori era diverso. Sì. Era Charles la sua. Praticamente dice che la cosa lì cadrà. Ci sarà una grave crisi finanziaria. Sì. Specificato è un'altra cosa, più grossa pure. Oggi non mi so spiegare perché c'è si te che è giusto che parli te, perché tanto io ho parlato sempre, io sti giorni ho fatto un sacco di creazioni video che ne parlo, però non pensavo che mi dava conferma pure Andrea, che lui sta nel mondo dell'industria. Sì. Allora non pensavo che lui mi confermasse tutto quello che ho detto l'altro ieri in un video. Allora mi ha lasciato perplesso e destucco, capito? Sì. E ci sono rimasto talmente destucco che adesso non mi viene più uno spiccio, più manco una parola. Allora ha comparato i prezzi di prima e di adesso. Quindi è un macello. Quindi se prima costava, hai detto, 20 centesimi la corrente, adesso costa 60 centesimi a kilowattora, giusto? Prima costava 6 centesimi. Ah, 6 centesimi, capirai. Allora pure meno. Poi voglio dire, no, adesso dice c'è il mercato, no? Il mercato libero. Però, no, in Italia ha detto che c'è 150 aziende. Prima c'era solo l'Enel, no? Prima c'era solo l'Enel, adesso ce n'è 150 di aziende, quindi uno c'è la concorrenza, i prezzi si abbassano. Invece non è vero un cazzo, perché tanto bene o male ci può fare quella differenza di qualche centesimo, ma se aumenta da 6 centesimi a 60, puoi trovare una ditta che te può fare 59, 58 invece che 60, ma non troverai nessuna che te fa 6 centesimi, tanto è aumentata per tutti. Ah, certo. Cioè la concorrenza c'è, ma però non è che ti risolvi i problemi, se aumenta all'origine... Non puoi trovare nessuna che ti fa il prezzo di 3 anni fa, o certo, di 2 anni fa, quando costava 6 centesimi al kilowattora. Al kilowatt. Ho capito. Allora, se la Gima, per esempio. Quindi Andrea lo stesso, no? È risparmio virtuoso che può far risparmiare sicuramente il prezzo più basso del mercato, però non è che ti può fare i prezzi di 2 anni fa, perché se è aumentata per tutti. Infatti, non è. Quello no, è il problema. Se per esempio la fabbrica dove ho lavorato io, la torneria automatica, spendeva 48.000 euro al mese di corrente. Adesso 480.000. Adesso 480.000. È 10 volte. Ma allora è impossibile. È impossibile, sì. Allora fallisce tutti. Sì. Ma chi è che poi sta in piedi col prezzo? Nessuno, inteso Andrea, ha detto stare tutti, non stare in piedi nessuno. Ah. Chi è una ditta che non utilizza la corrente? La fabbrica che non utilizza la corrente? Ormai tutte vanno a corrente. Una volta i mulini davano acqua, perché c'era l'acqua nei fiumi, se potevi andare, manco l'acqua nei fiumi. Non potevo manco ritornare all'idraulica, perché non c'è più manco l'acqua. È vero. Capito? Sì. Se no rimettevi in moto i vecchi, restauravano i vecchi mulini. Una volta quando non c'era allora, l'umanità è andata avanti per secoli senza corrente e senza metano. Perché c'era un sacco d'acqua. C'era, allora, piovea. No, a porto, voglio dire, i mulini li facevano andare a acqua. Le altre cose, le fonderie, però c'erano una volta. Quindi come facevano col fuoco, con le legne. Una volta come le fondevi nelle campagne? Tanto le fonderie c'era pure una volta quando non c'erano le correnti. Ma Massimiliano mi ha detto che lui c'ha la legna, il bosco e tutto. Adesso costa 4 volte di più la legna. Il pelle, certo, 7-8 volte di più. Tanto aumenta tutto, quindi un po' è aumentato tutto in generale. Però una volta l'umanità andava avanti senza metano e senza corrente. Però al giorno d'oggi siamo ormai messo tutto in un sistema che se non c'è la corrente
non fai più niente. Esatto. Perché anche, anche i mulini che una volta erano ad acqua, quelli che meccanici ad acqua, quelli che erano da parte, che erano chiusi tutti, tutti chiusi, no? Sì, perché tanto la maggior parte dei sono tutti abbandonati. È vero, non c'è più l'acqua. Ma anche che ci fosse stata l'acqua, quelli superstiti non vanno più a acqua, ma vanno a corrente. È vero, quindi non gira l'elica mossa dall'acqua. Sono stati tutti messi a corrente. Quindi è la fine. La fine, è impossibile ritornare a come era una volta. Quindi tutti i discorsi che le fonderie, le fonderie, tanto una volta come le fondevano le campane una volta nel Medioevo? Come portavano la temperatura del bronzo, dovevano sviluppare le temperature a 1000 gradi, no? Sì. Come facevano? Trattato col fuoco, come facevano? Tanto se non c'era la corrente. Ci saranno stati dei procedimenti adeguati. Dei procedimenti che attualmente sicuramente non vengono più attuati. Perché quella faccenda del metano a posto, risolto i problemi, no? Sì. Quindi cosa ritornammo? Indietro dei 200 anni. Solo che le competenze che c'erano allora nel frattempo erano tutte perse, nessuno più sa fa. Nessuno più riuscirebbe a creare delle macchine. Delle macchine come quelle meccaniche. Di 200 anni. Cioè, è impossibile. Tutto computerizzato. Sì. Poi senza acqua. Nelle fabbriche tutti i robot, oramai c'è l'artigiano che fa a mano. No, il ferro battuto, una volta col ferro, con la legna, da bruciare, con la legna, facevano il fuoco per il ferro. Per fondere il ferro, per allentarlo, per fare i cancelli, no? Per fare le robe. Ma è con la fiamma ossidrica, ma le fiamme ossidriche non la corrente. Le fiamme ossidriche, no? Cos'è a gas, come hai detto tu prima, quello che costa poco ancora? Sì, sì. Ah. Però il carbone, una volta bruciavano il carbone, le miniere del carbone, quelle c'erano una volta, sì, però sicuramente quello pure il carbone è fossile, non c'è più i giacimenti da una volta, perché quando hanno cominciato a sfruttarli non c'è più. So. Però, cioè, allora, non so, come fanno? Mica potremmo tornare indietro? È impossibile. È tutto elettrico. È tutto elettrico ormai. Tutto elettrico, quindi questi che ci comandano dovrebbero mettere la corrente a un prezzo fisso per tutti. Tutto elettrico dentro le case, i forni elettrici, mica c'è più. Chi è che c'ha più il fuoco? Chi è che va a fare le legne? Zio Mario andava a fare le legne. Ma non li fa più nisciù. Vedi che il pellet adesso non si trova manco più. Sì. È difficile. Su internet lo trovi ma 7-8 volte di più. Sì. Perché le aziende per produrlo c'ha bisogno di elettricità, l'elettricità costa di più, quindi è un macello. Quindi vedi, le stufe a pellet pareva che convenia perché il pellet costava poco, adesso costa. Vabbè, come le macchine a metano che una volta convenivano. Adesso non conviene più. Non conviene più. Quindi cosa significa? Il pellet. Quindi questo cosa ci porterà di preciso questa crisi? La crisi, l'hanno creata per distruggere il popolo, per eliminarlo. Sì. Hai sentito quel vescovo, quello lì che faceva i video, no, su YouTube, che forse ti ho mandato pure, quel vescovo molto conosciuto, Viganò, il Monsignor Viganò, che diceva contro tutto il sistema, no? Sì. L'hanno fatto fuori, non si vede più, hai chiuso il canale. L'hanno chiuso. O l'hanno fatto fuori del tutto, spero di no, però gli hanno chiuso il canale. Oppure l'hanno proprio mutinato, l'hanno fatto fuori fisicamente. È probabile, perché hanno fatto fuori il dottore che ha detto la verità. Sì. Quindi pure lui è andato di mezzo, purino. Sì. Diceva un sacco di cose giuste, le verità. Beh, allora non c'è la libertà di espressione come ci vogliono far credere? No, è tutto falso. Ah, dice c'è la libertà, no? Cioè, allora ci vogliono far credere i comandanti che siamo in un paese libero in cui uno può dire la sua, ognuno può dire la sua, invece non è vero, perché se dice la verità ti apri la bocca. Infatti. E quindi non è libero in realtà. No, non c'è niente di libero. Non c'è niente di libero. Siamo in una dittatura silenziosa. Sì, sì. Questa è una dittatura perché tutto questo scompenso dei prezzi, no? Si dice che viene tutto dalla Russia, questa guerra, queste cose qui. Forse la scusa. Io non ci credo. Infatti. Io non ci credo. Deve distruggere l'economia mondiale, deve essere distrutta per essere una unica. Sì. Quindi se sta realizzando tutto. Allora, certo. Vuole ne distrugge così, aumentando i prezzi,
l'economia mondiale. Dopodiché, adesso è europea, dopo piano piano prende tutti i campi, come la terza guerra mondiale. È iniziato lassù, adesso piano piano via tutto. E poi il bello è che tutte le guerre mondiali è iniziate in Europa, eh. Le due guerre mondiali è iniziate in Europa. Allora la prima è iniziata in Bosnia, a Sarajevo, sarebbe in Bosnia, attualmente, sì. No? È l'attuale Bosnia. Quella volta, vabbè, impero austriaco, la prima. La seconda è iniziata in Polonia. Quindi praticamente tutto dall'Europa e poi dopo in tutto il mondo. Dall'Europa c'è il diavolo che si propaga in tutto il mondo. Sì. Pensa all'Europa che è il continente prescelto, no? Dove c'è il Papa, l'Europa è il continente mariano, perché è quello dove c'è più apparizioni mariane del mondo in Europa. La Francia è la nazione con più apparizioni mariane d'Europa. Eppure il diavolo la vuole distruggere. E l'Italia, dove c'è la sede del Papa. Quindi l'Europa è il centro del mondo. Quindi il diavolo fa del tutto per fare le guerre, per distruggere il Papa. Sì. Per distruggere la Chiesa, cioè alla fine quello è l'obiettivo, no? Certo, l'obiettivo è quello. L'obiettivo è la distruzione della Chiesa e basta. Si sa che è quello l'obiettivo. Ci ha provato sempre. Sempre, non c'è mai riuscito. E nell'Apocalisse c'è scritto: quando la Chiesa verrà quasi messa in croce come a Gesù, sì, allora verrà il ritorno del Quando Gesù. Parrà che sia completamente distrutta, lì verrà Gesù. Quindi si sta realizzando. Si sta realizzando, sì. Mamma mia. Sì, però l'economia. Adesso da ottobre in poi inizia a essere distrutta completamente, le aziende falliscono, gli operai in cassa integrazione, ma dopo la cassa integrazione non sarà più pagata, quello è il problema. Sì. Perché non ci avrà più i quadri, dicene che non c'hanno più i quadri, si di auri che ci comandano. Anche perché. È finito lo. È finito. Anche perché non. Non c'è più niente. Anche perché lo Stato non stampa più i soldi adesso, capito? Lo Stato, la Banca d'Italia, non li stampa più la Banca d'Italia, ma li stampa in Germania, li stampa lei, la Banca Federal, la Banca Centrale, no? Ma siamo sicuri di questo? O c'è l'euro, l'euro non lo stampa più in Italia. Ma se siamo sicuri di questo? Così ha detto. Ha detto che lo stampa solo in Germania. A parte che la Germania è messa in. Cioè l'Europa è tutta in generale messa male, quindi non è. Sì, però no, non potremmo manco averci la certezza, perché questi fanno come gli pare, c'hanno i sottorifugi, capito? Sì. Fatteggene tutti d'accordo, fanno guerra tra un partito politico e un altro, dopo si mettono d'accordo per vincere uno in modo che pia i soldi quell'altri. È tutto un macello. È un disastro, proprio un disastro. Tutti contenti, felici, tutte votazioni, come dicevi prima. Sì, sì, sì. Un sacco di miliardi di euro hanno speso per tutto quanto, per le votazioni, invece da darli ai contribuenti, si guarda. Sì. È una miseria. Che macello, guarda, che macello. Dopo questi non gli aumenta i stipendi a questi che vanno lì, che vanno a comandare. Invece noi dobbiamo pagare un sacco di quadri. Ma io dico. Loro ti vogliono far credere che con le votazioni sono tutti problemi risolti. Invece in cavolo. Ma cosa risolti che la corrente viene 100 volte di più di prima? Sì. Cosa risolti? Per loro è risolti i problemi. 10 volte di più. Ma dico. Ma certo che se uno prima mette che. Prima la spesa della corrente mette che era ogni bolletta 100 euro. Ed è 1000 euro. Anche una famiglia, cioè è impossibile. Sì, sì. Cosa fai? Un mese non mangi per pagare la bolletta. E quando ti arriva il metano, se uno pagava 1000 euro di metano all'anno, ma mette tutto l'anno pagava 1000 euro in tutto, no? Sì. Avrei pagato 10.000 euro. Ma porca miseria, ma è impossibile. No, poi il metano di più è aumentato, perché da 20 centesimi è detto a 3 euro. 15 volte. Da 1000 euro 15.000 euro. Come fai a pagare 15.000 euro di metano? Tutto lo stipendio, tutta la pensione di un anno per metano. È impossibile. Allora deve scoppiare una rivolta. Deve scoppiare una rivolta. Per me scoppia una rivolta. Cioè o non paga, la gente non lo paga più e ti chiudono, non c'è più il metano a casa. A posto. Non c'è più il metano a casa, con cosa cucini? Boh. Una volta come facevi a cucinare senza metano? Tocca tornare come i contadini. Ma volta. Come fai a tornare con i contadini? Una volta cosa cucevene? Cucevene sal fuoco, sì. Sal la legnaccia come zio Mario. Nonno Basì, infatti, cucevene col fornelletto, ma da dentro le legne. Andavano a raccogliere le legne in dei pezzi. Sì, ma se non c'è una casa di campagna, come famo?
Adele, non è attrezzate, le case attualmente, esatto, non è attrezzate, non c'è più camino, fuoco, non c'è più niente. Tutto è elettronico. E certo, le case le hanno fatte in base a come erano le cose. Allora, dato che l'economia adesso va distrutta, come famo, no, a campare dentro gli appartamenti de merda? È impossibile. A magna crudo. A crudo, io non lo so. A crudo dopo te ruini lo stomaco. Te ruini, non c'è più, non puoi, e poi non te puoi più fare le docce, perché le docce in scaldapaghi va a metano lo stesso. Invece una volta mettevi nell'acqua, devi trovare un giorno che c'è il sole che metti a scaldare l'acqua di fuori al sole e te fai il bagno con l'acqua calda scaldata dal sole. Devi farlo di turno all'uscì. Quando si chiuderanno i rubinetti del metano, che non c'è, la gente non può pagare 15.000 euro di metano all'anno, no? No, no. 15-20.000 euro, una famiglia, Le imprese lasciamo perdere. Ma sente una famiglia, le imprese, abbiamo fatto visto conti con Andrea, ha detto le imprese vanno a pagare 1.500.000 di euro all'anno di metano, questi prezzi così. Quindi è impossibile. Quindi fanno fallimento. È tutto proporzionato, una famiglia anche come fa a pagare 20.000, 15 o 20.000 euro di metano? Quindi questa è un'onda che se sta a fa distruggere tutte le aziende. È un'onda, è questa. Però voglio dire, no, perché hanno messo perché a noi ci hanno fatto mettere tutto, hanno messo tutti, ha portato il metano dappertutto lo Stato, no? Quando sapendo che il metano è una risorsa fossile, sì, che prima o poi finiva. Perché demoni a questi che ci comandano? Non pensavano, dicevo, tanto non per cent'anni, quella volta, quando è arrivato il metano nelle case negli anni 50, sì, no? Sì. Dicevo, adesso io per 20, per 50 anni stiamo a posto. Non pensavano a quello che poteva succedere nel 2020, no? Così ne fregava. No. Adesso sta succede. Così come le macchine, no? Benzina, gasolio, prima o poi finisce, anche se lo tiri fuori tutto, non c'è più. Non è illimitata la cosa. No. Il metano lo stesso, è fossile uguale. Anche con altri gas che adesso ancora ce n'è in abbondanza, no? Perché costa poco, il propano, il GPL, GPL costa poco, adesso che ancora ce l'hanno in abbondanza. Però prima o poi finirà pure quello. Invece fai caso che gli alberi li poti e ricrescene, le legne per giusto, se c'era i boschi gestiti bene, non finivene mai. Infatti. Perché ogni anno il legno ricresce. C'hai l'erba, dopo un mese è cresciuta. È vero. Quindi magnavi. Era una risorsa rinnovabile il bosco gestito bene. Tu invece hanno disboscato tutto. Perché c'è l'elettricità, perché l'acqua prima era rinnovabile, perché ogni inverno nevicava e pioveva. Non piove più, non nevica più. Vabbè, non fa un cazzo, è inutile. Quindi cioè, oltre che le risorse fossili sta per finire, non c'è più manco quelle rinnovabili. Perché l'acqua e il legno, che era rinnovabile, perché ogni anno tanto gli alberi ricresce, hanno disboscato tutto. Se te tagli tutto, cosa ricresce? Se te non fai piove più, non viene più le sorgenti, si secca, ne è a posto. Quindi siamo alla fine, non c'è niente se salva. Non c'è niente di buono? Niente. Niente. Quindi un macello. Quindi anche... ma questa faccenda qui te fa venire l'ansia a pensarci. Ma guarda che tanto è una cosa reale. È una cosa reale, noi ci troviamo al punto del baratro dell'economia. Quando te la sera vai a dormire, no? Ti metti il letto e cominci a pensare a tutto, non ti dormi. Certo. E comincia più al batticore. Ma certo, come fai? Ma va tutto a rotoli, e pure le banche allora. Le banche presto vanno a rotoli. Vanno a rotoli. E tutti i contribuenti, se non viene subito i soldi, se li mettene da parte, è la fine, non c'hanno più niente dopo, se viene tutto le banche. È gravissimo, alla fine industriali adesso tremene e piagnene, piagneranno caro, sì, perché le aziende andranno a rotoli. L'unica energia rinnovabile, come diceva Andrea, è quella del sole, perché fino adesso stanno è stati 3 mesi che non c'è stata mai una nuvola, no? Sì. Quella è tutta energia che poteva essere riutilizzata, che invece siccome che i pannelli solari, siccome che è stato fatto sempre il discorso sul fossile, non è stato dato il valore, il vero valore ai pannelli solari, no? Voglio dire, Brandoni ha fallito sui pannelli solari, che è la roba che serve per tutti oggi. Ma infatti, ma cazzo, ha chiuso, ha chiuso definitivamente. Laggiù ho visto che è tutto abbandonato a Castello, la fabbrica. Sì, è tutto abbandonato. Com'è possibile che una fabbrica dei pannelli solari ha chiuso, che oggi serve quelli invece, è l'unica salvezza, no? Sì.
perché tanto non piove mai, c'è sempre il sole, a parte oggi. Oggi non lo so, un miracolo con le nuvole vere. Oggi non vuole vere, infatti. A meno piovesse, invece no, non piove comunque. Noi la fa piovere. Queste nuvole vere che dovrebbero essere nuvole di pioggia, ma non piove, perché sopra c'è la chimica, guarda. Lo so. Sopra le nuvole vere. E quindi c'è quello strato che non le fa piovere. Però il sole ce n'è stato tanto stanno, quindi quello lì poteva essere immagazzinato. Il vento pure, sempre il vento c'è. Il vento c'è. Le pale eoliche. Quindi chi è che non c'ha i pannelli solari dentro casa è la fine. È la fine, infatti. Ma c'è per noi. Sì. Praticamente come è stato fatto negli anni 50 la metanizzazione, no? Negli anni 50 in Italia è stata fatta la metanizzazione. Hanno portato il metano dappertutto. Sì. Oggi c'è da fare il discorso. Del coso, i pannelli solari, che è chiamato la fotovoltaico. Oggi c'è da fare il discorso della fotovoltaizzazione. Era stato fatto nel 2011. Visto Tontarelli ha speso 22 milioni di euro per tutto quanto la pannellatura. Allora Tontarelli l'energia ce l'ha. Ce l'ha, però non è che è sufficiente per tutti i macchinari. Vedi? Però tante aziende l'hanno fatto, capito? Tipo sì. Quella di Tolentì che c'è fatica Manuel. È stato previdente, perché sapevano che andava a finire così. Comunque il discorso che una fonderia, no? Gli serve un sacco di energia. Non gli è sufficiente. Tontarelli, essendo plastica, le macchine lavorano a una temperatura inferiore, la plastica si fonde con poco, no? Certo. 300 gradi. Invece la fonderia va a 1200, alluminio, 1300, 1200, 1300 gradi. Sì. Non gli basta. Quindi Monticelli... Non gli basta Tontarelli, che è la plastica, però il settore plastica può essere che comunque da fanno avanti. Il settore metallo no. Perché quindi il settore metallo, tornerie, fonderie, allora c'è Monticelli, c'è... No, tornerie è già diverso, però la torneria mica gli serve, perché da voi vi serve il calore tanto. No, però l'elettricità. L'elettricità, sì, l'elettricità però... è aumentata tantissimo. Però il problema è soprattutto per le fonderie. Perché quelli serve un sacco di calore, capito? Devono mantenere i forni sempre a una temperatura di 1000 passa gradi, sempre. Giorno e notte. Sì, all'acqua viva e alla zona Squartabue. Ma in giro ce n'è tante, nel Brescia. In Alta Italia è pieno di fonderie. Falliranno tutte. È pieno, Dopo chi è che fornirà? Chi è che fonde i materiali? Si fermerà tutta l'economia. Prima di tutto il settore automobilistico, che si basa sulle fonderie, perché tanto tutte le lamiere viene dalla fonderia. Quindi si è fermato. Il settore automobilistico è fermo. Se te ordini una macchina adesso, dopo 2 anni te la consegni. Apposta i concessionari chiamene a quelli che vende nella macchina adesso usata. Adesso va l'usato adesso. Sì. Apposta c'è quei bigliettini che c'è scritto io acquisto e compro e vendo. Sì. Loro ti comprano la macchina e tentano di darti una cavolata. Te danno, se va bene, 1000 euro una macchina, no? Se va bene. Se va bene. E dopo loro la rivendono a 5. Questa mi darà 100 euro, mi darà, con questa qui. 500? Ti la fai? Andremo a finire peggio di Cuba, no? Andiamo a finire che andiamo in giro con le macchine vecchie. Sì. Se va avanti così, sì. Solo che noi adesso, attualmente, le macchine, tutte maggior parte, tutte nove che danno, dai. Non è Cuba, è rimasta... Cuba adesso è rimasta le macchine degli anni 50. Anni 30, anni 30, anni 50. C'è alcune dei primi del Novecento. Da noi adesso la maggior parte delle macchine vedi motori silenziosi, invece Cuba è un macello. Sì, inquinamento al massimo, perché tutti i motori vecchi. Qui da noi però adesso le macchine è 9, quindi bene o male poi andare avanti un'altra decina d'anni. 10-15 anni poi andare avanti queste macchine qui. Cioè la maggior parte è 9, le giuste ne... Vanno avanti con quelle vecchie, giuste nelle macchine vecchie, perché quelle nuove non ci sarà più. Qualche anno poi andare avanti, perché messe bene ancora macchine nuove. Non inquina, ne consuma ne poco. Però tutto un cavolo. Però tutto vai un cazzo, avanti, capito? Per vai avanti per cosa? Vai avanti per modo di dire, perché quando tu devi pagare un sacco di bollette dentro casa, come fai a pagare pure il carburante e il metano che costa 2 euro al litro, al chilo? Un macello. Guarda, è secco! Quel fosso cos'è? Il fiume Musò? È secco? Quello è il fiume Musò? Quello cos'è? No. Un fosso? È un fosso secco, quello l'aveva buttato sempre. Ti ricordi quel giorno con zia Claudia siamo andati alla diga dei Cingoli che buttava nelle feritoie la diga, lì era pieno zeppo d'acqua? Sì. Mamma mia che bello. Quando è stato quello lì? 2018, che aveva nevicato dopo la neve. Ah beh.
Era già in piena siccità comunque. Sì, sì. Però ha fatto quella neve che pareva chissà che aveva rincuorato un po'. Mamma mia. Ma non c'è più niente proprio. Ma quindi siamo proprio sull'orlo della fine dell'economia. Sì. Dopo faranno una moneta unica, metteranno un microchip per chi è che vuole andare a fare spesa. Sì. Chi è che vuole morire non fa il microchip e muore di fame e di sete. Sì. E poi qua. A meno che non c'hai te la roba tua, però come fai a averci? La roba tua ce la puoi avere se c'hai una campagna. Ma poi dopo non è che c'hai tutto della roba tua, sei vegetariano, comunque dopo devi averci anche gli animali. Se c'è una campagna, perché non puoi tenere lì, non so. Apposta la Madonna non fa altro che dire in tante parti del mondo ai veggenti. Andate nelle campagne. Da lì da fa le scorte. Ma per quanto si scorte? Mica può essere limitata. Apposta le scorte, ma mica tutti hanno i quattro per farli. Ma poi se scorte dopo c'è una durata comunque. Sa. Limitata. Tutta rubaccia, le scorte in le scatola scorte fanno schifo. Le scorte, come fai? La carne simmental. La carne quella. Simmenta costa un occhio della testa, come cosa fai? Come fai le scorte? Cioè devi avere milioni. Ma quelle euro. Pure, a parte che fa schifo, è cara, e fa schifo, è poco. Costa 5 euro una scatoletta. Come fai? E poi tutti i giorni mangi sempre quella rubaccia lì, come fai? È impossibile. Io la Madonnina gli voglio dire, fammi vincere il super nella lotto, dopo vedrai quante scorte fa. Ma di qua? De da magnà. Ma dopo è sempre sta rubaccia. Ma quando c'hai un sacco di soldi la rubaccia, la roba costosa che ma qua senza non è roba che puoi tenere nel frigorifero, perché dopo te leve nella corrente. Allora niente. Devi tenere le scatolette, delle scatolette schifose dei fagioli che te fanno. Tutti i legumi nelle scatolette. I legumi. E la carne sì. Dopo così scureggiamo tutti quanti, tutto un contino per quelli che ci comandano. E quanto poi in davanti? Ti viene malattie, ma che ha sempre stato. Lo so. Quindi morimo. Quindi non c'è speranza, cioè poi in davanti un po'. Mori per ultimo, ma tanto mori. Sì. Quindi l'estinzione. Sei la soddisfazione di morire per ultimo. Questa è l'estinzione. Vedi gli altri tutti a morire, te lo cambi perché mangi quella rubaccia. Qui ci stanno a fare. E poi mori. Qui ci stanno a fare. Ma non è che tanto. Qui ci stanno a fare l'estinzione di massa. Sì. Sti dannati che ci comandano del merda. Poi l'acqua è il problema. La scorta d'acqua tu la pigli. L'acqua nei rubinetti ce la mandano con la corrente adesso. Lo so. Perché con le pompe. Oh, mai visto la fontanella del castello? Ad è tardi, se no ci dovevi andare. È secca. Non butta più. Era fine. Mai è successo prima, mai. Ad è manco quel goccetto che c'era l'altro giorno. Ma è proprio secca, è proprio sciocca. Ma poi tutta una discarica lì, fa schifo. Ma perché c'è discarica lì? Perché, non lo so, non si può dire si matti. Può dire. Chi è che dice matto all'altro, il matto è vero è quello che lo dice, quindi... Non bisogna di, però è una pazzia, è una una follia. Sì, ma la gente lì non c'è neanche posto per fermarsi, se fermene per buttare roba lì dentro. No, ti rendi il finestrino, buttene adesso. Proprio lì. Il rispetto per la natura a zero. Dopo lì è un buco, il vento pure sulla porta. Certo. Va a finire lì dentro. Dopo lì non scappa fuori più perché è un buco, quando c'è il vento le trascina. Sì. Va a finire lì. È assurdo. La fine dell'economia questa, Sì. Comunque nessuno ci pensa, perché la gente ancora tutti tranquilli, vanno a spasso, vanno al mare, c'è le feste pieno di gente. Sì, ancora tutti stanno pieni, i ristoranti pieni. Cellulari, c'è sempre sui cellulari a fare i video, sempre quelle le cose. Stanno tutti a fare i video. I video di Instagram e tutti i mezzi nudi. Sì. Non si rendono conto quello che sta per arrivare. No. La maggior parte non si rende conto per niente. Andrea Cipro. Sì. Quindi pure i video tenderanno a terminare, perché non ci sarà più la corrente io per pagare la corrente di casa. Sì, quindi finisce tutto. Anche i video saranno per finire. Dopo se deve ne inculare pure chi è che me sfotte. Sì. Dopo se inculene da soli. Tra di loro, perché te dopo non fai più video, se inculene da soli. Infatti. Guarda che è gravissimo quello.
quello che stiamo a pensare. Sì, è vero, però. E poi è una realtà. No, me l'ha confermato Andrea, l'ha confermato apposta. Ce l'ha confermato Andrea, quindi non potemo dire le cose che non stanno. E poi le mo detto sempre, 22 anni che vivo della siccità, non ci hanno mai creduto nessuno. No, no. I loro signori. Anche in Colorado, anche in America c'è la siccità, eh. Il Colorado è secco, lo sapevi? Sì. C'è scritto una profezia che quando il Colorado sarà secco, sarà la fine. Sarà la fine, infatti, anche quello era un segno della fine. Hai visto qualche video che c'è qualche youtuber e qualche giornalista indipendente fuori dal sistema che ha ripreso le pietre che si stanno a tirare fuori dai fiumi più grandi, no? Le pietre, sì. Le pietre delle incisioni, c'è incisioni scritto. Incisioni, che c'è scritto. Chi leggerà questo vuol dire che sarà vicino alla fine. Al pericolo. C'è delle incisioni del 500 anni fa, c'è delle incisioni del 1908. Quando nonno c'era Pippo. Un anno. Infatti il rettile ha detto questo ci troviamo in una, nella più grande crisi idrica. Quindi inutile che costruiscene i capannò, questi finiscene. Costruiscene, dopo termina tutto, perché se è così l'economia cadrà. Perché qualsiasi fabbrica non produrrà più niente. I capannoni saranno lì, messi lì, fermi lì, come ce n'è già tanti adesso, no? Vandalizzati da no, voglio dire, ce n'è già tanti già adesso chiusi, sì. Tanti nemmeno terminati, no? Sì. Cioè dei capannoni enormi come quello laggiù, l'acqua viva, cioè, enorme, quello, sai cosa ci sono venuti fuori lì, la Fiat ci sono venuti fa, enorme, porca, un'industria grossa, 300-400 persone dipendenti, cosa ci doveva venire, enorme, lasciato a metà, a posto, finito. Hai fatto caso che ieri uno non ha fatto la rotatoria lì, no, per la figuretta, è andato dentro la celle, ha sfondato il cancello di ferro e buccato dentro. Dai, non lo sapevo! C'erano i carabinieri. Da dove veniva? Polizia. Da dove veniva? Veniva da Castello, giù per la figuretta. Dato ciò non ha fatto la rotatoria. Cioè ha girato a destra e si è buccato dentro la fabbrica. Porca miseria. Ha spaccato poi la recinzione di ferro, questa la macchina. Pensa. Mamma mia. Che macchina. C'è ripassato ieri. Stamattina, ma non ci ho fatto caso per niente. Mamma mia, quando vado a casa ci vado. Non credo che la recinzione sia aggiustata già, no, ci vuole il tempo. Sale. Ci avranno messo qualcosa e chiude questo. Mm-hmm. Se no gli bocchene dentro i ladri di notte. Anche se c'è le videocamere, però. E qui io rubo, mi è detto. Qui c'è, cosa so, i computer. Sono roba lì, perché così io rubo. I soldi non ce li tiene. Tanto lì fanno i depuratori, il sistema. Depuratori, cosa ci fai? Depuratori. I depuratori, non c'è più l'acqua, cosa depuri più? Infatti, quella tende a finire, terminerà. Sì. Quella volta era in grande espansione. Certo. Nel 2010 era in espansione, forte espansione. Forte espansione. E il padrone, stiamo in forte espansione, gli ha detto a babbo. Dopo sono andato a fare un colloquio. Tutte le aziende hanno comunque, no, una parabola, no? Cosa vuol dire? La parabola, no? Parti da zero, sali, arriva a un punto, il massimo, che più che lì non vai, poi dopo ti dopo scendi? Ridiscendi fino alla morte. Ah. Come le persone, no? Sì. Come la Fatar, come... Come tutti, c'è tutta la parabola... Come la General Music. Prima è... Ascendi e poi raggiungi il culmine della notorietà, del successo e poi... La parabola non puoi rimanere sempre lì. Non c'è niente da fare. O come personalmente o come ditta. Sì. Non puoi rimanere sempre al massimo. Allora pure Amazon fallirà. Sì. Amazon qui in Italia e in Europa fallirà. Da quando? C'è delle cose che durano neanche 200-300 anni prima che chiude.
Sì, ma Amazon fallirà, perché se le spese troppe, il gasolio, tutto quanto la corrente dentro lo smaltimento del de materiale lì, come fanno a portare? Amazon è in espansione attualmente. Sì, è in espansione, ma quando cadrà l'economia, che le fabbriche non produrranno più, dopo si attacca l'espansione. Certo, sì, c'è tutto collegato, sì. È tutto collegato, se non c'è più la produzione, cosa consegnene? Niente. Quindi pure quello più ricco al mondo fallirà. Sì. È una cosa incredibile. È una cosa... Perché pure il McDonald's in Europa fallirà qui in Europa, perché non ci avrà più la gente che può andare a comprare, perché se la corrente costa tutti i soldi, la corrente elettrica, il gas e tutto, le famiglie non riescono più a pagare un cazzo, non può andare più al McDonald's. Nei fast food, ci hai pensato? Io ci ho pensato. Tu. E poi non riusciranno più nemmeno andare né al cinema, chiuderà tutto, cinema, ristoranti, alberghi, non faranno più un cazzo la gente, come quelli di Cuba, stanno davanti alla porta, si guardano tra di loro e morrono di fame. Sì. Così dobbiamo fare. Andiamo a finire luci. Pensa che schifo. Gli alberghi li manderà avanti solo quelli che guadagnano 100.000 euro al mese. Quelli che anche se c'è la crisi totale guadagnano uguale. E basta. Sì. Però è pochi in confronto, no? Certo. Quanti è il governo? 1.000? 5.000. 5.000 persone su 50 milioni di abitanti, cosa è che? Niente. Poco, cioè non può. Non può andare avanti. 5.000 persone che guadagnano 100.000 euro al mese, non può mandare avanti l'economia di uno Stato, no? 5.000 persone, con altri siamo 60 milioni, con altri 59 milioni e 995.000 cofanne, che solo 5.000 stanno bene, è impossibile, no? Poi dopo come fanno? Dopo, una volta che i contribuenti non riescono più a pagare le tasse, no? Come cazzo fanno quelli a 100.000 euro al mese? Se li stamperanno. Ah. Pure i negozi, questi chi? Questi tutti. Tutti falliranno. Allora. Tutti, le banche chiuderanno tutte. E chi è che c'ha i soldi in banca? Niente. Come fa? Finisce, come ce l'hai messi non ce li più. Come la banca delle Marche quella volta? Sì. Chi è che ce l'ha messi non ha preso più niente. Mamma mia. Ma manca una percentuale? Sì. Niente proprio. È la fine proprio. Allora non c'è niente da ridere. Così devo mantenere un po' di... Sennò vibra tutto. Niente, non... Allora come terminiamo qui? Scontenti, disillusi, delusi, confusi, frastornati. E presto pure i negozi falliranno, quindi se fallisce nei negozi... Andrà avanti solo Amazon per un periodo. Ma come fa andare avanti se non c'è i negozi? Amazon va contro i negozi, loro consegnano a casa e tu non vai più in negozio. Ma qualcuno deve pure produrre. Sì. Se non produce. Allora, praticamente prima chiudi i negozi, perché i negozi c'hanno, ognuno c'ha le spese, di luce, metano, no? Vabbè, chiudi i negozi e va avanti Amazon. Sì. Perché Amazon con un solo capannone rifornisce a tutta la zona, a tutta la regione, no? Ma quindi c'ha meno costi lì, dal punto di vista, no? Quindi va avanti, dopo alla fine chiudono pure loro. Certo. Le ultimi. Sì, ma le famiglie che non riescono a pagare le bollette non le pagano. Non le pagano. La bolletta è insoluta. Insoluta, te chiudono i rubinetti. Ah, te chiudono i rubinetti e basta. Sì, dopo, quando tutti i rubinetti chiusi, cioè, alla fine sto metano non lo vende ne più. A quel punto cominciano a passare i prezzi, ma cazzo, qui non lo piglia più nessuno sto metano. O se attaccano al cazzo quelli che lo vendono. Ma poi dopo ci avranno, dopo, siccome che non lo dopo più nessuno, sto metano ce l'avranno in surplus, gli avanza. A quel punto dicevo, per venderlo abbassiamo i prezzi. Ma dopo chi è che paga? Chi è che però dopo risolve i problemi passati? Regressi. Nessuno. Regressi. Chi è? Nessuno. Se deve azzerare? Se deve azzerare. Azzera come ha fatto Banca Marche, no? Chi è che ha pagato i debiti della Banca Marche? Nessuno. Ah. Nessuno. Quindi chi è che c'aveva un mutuo non l'ha pagato più? Nessuno, infatti, chi è che c'ha un mutuo non lo paga più. Ah. A posto. Deve azzerare per forza, si disgraziati, se no come famo? Come cazzo famo a pagare se bollette di merda? Deve ne azzerare per forza. Perché.
come è successo sull'immobiliare, no? L'immobiliare del Santa Cristiana. Ah. Quello, Banca Marche, l'ha finanziato per 10 milioni di euro, no? Alla fine l'ha venduto a 1 milione di euro, quindi 9 milioni di euro bruciati. Mamma mia. Bruciati vuol dire che nessuno l'ha pagato. Ah. Si è rifatti come? Non dando più soldi a quelli che gli hai messo soldi in banca. Ah sì? E chi è che l'ha comprato laggiù? I cinesi. I cinesi l'ha comprato? Madonna. 1 milione di euro? Al posto di 10 milioni di euro. Ah, e cuce fa sa tutta quella rubaccia tutta rotta? Cuce fanni? Ha detto che ci vuole fare un'altra volta il progetto originario, le villette da vendere ai cinesi ricchi. Ah, capito? Ah. Basta che trovino 100 cinesi. Dopo stanno, troviamo in un paese di 1 miliardo di abitanti 100 persone ricche in Cina, voglia se c'è. Mm. C'è, 100 le trovi, su 1 miliardo, un miliardo non le trovi. 100 persone che ti sposta a comprare una villetta. Cinquana. Come adesso c'è il Provene e se chiuderanno un'altra volta tutto, perché tanto se l'economia va. Però ecco, loro il progetto l'hanno fatto che l'economia andava avanti, perché no che andava a finire. Qui va a finire. Qui va a finire. Quindi cosa vanno avanti ormai? Quindi va tutto a rotoli, le fabbriche, tutto a rotoli. Alla fine pure i negozi alimentari va a rotoli. Però per ultimi, perché la gente fino alla fine va a fa spesa. Va a fa spesa, vuole il pa, il cibo, cioè l'aria condizionata costa un occhio della testa. Daremo a fa spesa. Sicuramente quella la spegnene. Quindi vanno a fare come Cuba, ante i banchi senza aria condizionata di fora, mangiene. Come Cuba, andiamo a finire la carne, la carne di fora nei banchi uscì, sopra i carretti, come non va a finire così. Dopo la sera passa quello del pa. E il pa, pane, com'è che. Dopo andremo a raccogliere su il pa dentro i buzzichi, come quello che ha accorto sul pa che hai buttato via te, ti ricordi? Come l'hai buttato via col pa duro, sì, che faceva schifo, quello è stato là preso. Sì, sì. Ti ricordi? Mamma mia, stava aspettando quello buttare via, sì. Andremo a finire cucino. Quello sarà morto il vecchio che ha preso il pattua. Ma volta. Sicuro. Quello campava finché c'era qualcuno che buttava via il pa. Quando il pa non lo butta più nessuno perché non c'è più, ma quello muore. Non va a finire così. Certo. Quindi è un macello, le prospettive zero. Zero. Quindi le scorte ci può bastare un mese, due, tre, toh. Se uno le fa. Dopo quanto vuoi che te dura? Quelle pure c'è una scadenza. Quindi tutte queste macchine che stanno in queste fabbriche presto non ci saranno più? No. Però le macchine ce n'è tante ancora qui, non ho, quindi. Monticelli è boh, guarda, dal 1972. È aperto. Cercava gli operai l'altra settimana. Ancora è aperto? L'altra settimana cercava gli operai. Ma che cavolo lì? Ma l'ha messo sui pannelli solari tu? A parte che la fonderia, pannelli solari, ce ne vuole. Devi mettere su un campo dei pannelli solari, ettari e ettari per mandare la fonderia. E poi nei giorni nuvolosi, dopo, quelli devi camminare uguale le macchine. Certo. E non è facile. Ma io ti dico, no? Ci vuole un sacco di accumulatori. Fino a una settimana fa cercava gli operai. Adesso è più chiude. Presto dovrà chiudere perché tanto il consumo di energie, gas e tutte queste robe. Sì. È troppo. Presto a ottobre chiuderanno tutti. Quindi se fanno fallimento dopo deve ne pagare qualcuno. Oh, no, non paga più nessuno. Fallimento non paghi più nessuno. E invece il capannone in sé per se stesso, i macchinari non li vuole ne più vendere. Industriali che falliranno adesso, i macchinari. Chi li vuole? Non li potrà più vendere. Chi li pia? Come faceva in un tempo. Una volta certo, chiudeva uno ne apriva un altro, ma dai che te lo pia? Se chiude questi grossi poi andano avanti ai piccoli, no? Quindi non rimanerà così, inutilizzati, vandalizzati. C'entra gli accampati lì dentro. Gli accampati, c'è un riparo dal freddo, ma poi dopo dentro lì è freddo d'inverno. È freddo. Come ti scaldi? Non lo so. Ti sta qui sul cappello. E poi gli accampati, il problema è che vanno lì, spacchene tutto e c'è campene. Gli accampati, non è che dice, dato che ce devo accampare io, lo tengo pulito. No, macello. Cagane lì, perché non c'è più i bagni, qui sì. C'è cagane in giro. Però non è che cagane di fuori, cagane dentro. Quindi. E dopo un pesta, c'è le malattie, le epidemie. Ma perché fare così? Ma perché stupidi. Ah, è anche. Perché il cervello non ci arriva. Sì, oh.
Potevi cagando un campo, no? Hai cagato dentro lì dove che ti ha accampato te. Ma infatti, guarda. Ma lì dentro non, cagano. Non l'ho capita mai, lì, guarda. Vicino a tu dormi ne cagano. Perché nell'albergo Royal, lì ogni 5 centimetri. No, ogni 50 centimetri c'era. Ogni mezzo metro c'era una cagata. Ti rendi conto? Come si fa a cagante lo stesso luogo dove tu abiti? Perché stupidi. Va a cagare sotto, ante il piano di sotto, toh. Come fai a dormire due le cagate? Non lo so io, ma. Infatti. Non è possibile. Poi vanti questi sfollati, spacchene tutto, capito? Non è che se tieni intatto il gesso, tutt'al più. Hai visto mai che in futuro si può le ripristinare l'impianto idraulico? Adè, lasciando perdere adè, la crisi, sì. Le bollette. No, distruggere tutto, così è tutto non più ripristinabile. Poi tu vive ne quei calcinacci per terra, tutta droga, tutte siringhe, tutti i fiaschi di vino, le bottiglie, tutto per terra, pacchetti di sigarette, tutto. Nella zozzeria vive. C'hanno il demone dello sparro. Il demone del disordine si chiama. Aveva detto padre Paolino. Sì, padre Paolino a Giulianova. Sì. C'ha nel demone del disordine. Che schifo, mamma mia. Invece da tenere puliti si posti e campaci. E però dopo con cosa mangiano questi? Non può andare ai discount perché chiuderanno. Però noi ci stiamo a preoccupare per i sfollati. Saremo noi sfollati? Come famo? Ma apposta. Quindi chiuderanno pure i discount. E è tutto. Ti vedi che non ci va mai nessuno. Ducati in croce, come fanno ad andare avanti lì? Quello come aperto chiude. Quello non ci va mai nessuno lì. Come il Todì. Mai nessuno. Il Todì ha fallito. Invece questo è sempre pieno di gente ancora. Questo qua su è pieno perché c'ha la roba buona, sempre fresca, c'è un via vai. Qua giù c'è un macello proprio. Qua giù non c'è nessuno proprio, però il macellaio vende bene. Qua giù? Laggiù il macellaio c'ha la roba buona, solo che purtroppo non ci va nessuno. Gli tocca chiudere. Ma papà tu ce l'hai laggiù? Sì, ce va. Poco però. No, ma c'è parte qui viene. Quindi siamo in. Allora la gente è convinta che andiamo avanti. Purtroppo, in realtà niente. In realtà non andiamo avanti. Purtroppo si fermerà tutto, a breve. E ne la faremo più a pagare le bollette. Poi un'altra cosa ha detto Andrea, no? Non solo non è nemmeno garantito che c'è la materia prima. Cioè, a parte, anche se uno riuscisse a pagare, non è sicuro che c'è, metano, cioè non c'è più, non è sicuro che c'è. Perché può essere pure che chiude nei rubinetti. Chiude i rubinetti e non c'è più né metano né corrente, stacca la corrente. A posto. La roba nei congelatori va tutta male, perché sì. La gente adesso ha fatto la scorta nei congelatori, cioè fanno la scorta credendo che la corrente dice sai che ci sarà sempre, perché allora dice, no? Siccome che internet non lo vuole ne fa eliminare il tutto, vabbè qui, no? Sì. Siccome che internet loro non lo vuole chiudere perché fa comodo, dice allora la corrente ci sarà sempre. Quindi fanno le scorte nei congelatori, no? In realtà invece se leva la corrente tutto a male va. I negozi vanno avanti con i congelatori, in macelleria, tutto è pieno. Ma scusa, i ristoranti. Sì, ma internet, no? Se stacca in internet non lo può ne staccare, ma se stacca nella corrente va via. Va via, è apposta, allora la corrente non la vorrebbero staccare. Perché internet loro non lo vuole mandare via. Mamma mia. Che schifo. Se stacca nella corrente, addio. Hanno costruito tutte le case seminterrate con le pompe, va via la corrente, si allaga tutto. Se piove non piove. No, ma non so, se piove però viene l'acqua da sottoterra. Certo, ingoia tutti. E dopo? Se piove, tanto non piove mai, però fa una raggiata come quel giorno che eri con Akira Morimoto. Addio, posto, finito. Sì. Le case tutte allagate. Sa, i garage. I garage, tutti, dappertutto, Hanno fatto tutte le cose pensando sempre che la corrente ci sarà sempre, così hanno ragionato loro. Ma può essere. Non hanno pensato alla eventuale mancanza di corrente, capito? No, comunque la corrente, loro la televisione, loro devono bombardare dei messaggi alla popolazione, dei messaggi sublimani, e serve la corrente, perché sennò la gente dopo come fa? Sì, però gli serve la corrente, ma se c'è una bolletta di 2000 euro di corrente anziché 200 euro, come cazzo famo a pagarla?
Dopo uno non la vede più la televisione. Se stacca la corrente e a casa che ti stacca nella luce non la vedi più. È apposta. Allora cosa c'è in bambole ne dopo de televisione? Io non come so, fanno? Infatti non lo so. Questi se mazzine da per loro ci fanno mazzare. Scusa, allora hanno fatto quella volta, non c'è stato proprio il co. Non ti ricordi che negli anni 60 la politica ha favorito che tutti dovevano averci la televisione, hanno convinto la gente a comprasse tutti la televisione. Certo, in modo che inculcavano quello che cavolo vanno nei loro. È stata proprio una politica, Lo so. Prima lo so. Mica c'era la televisione in casa, non c'era né una volta. Mamma mia, Luca. Ah, non c'erano le televisioni, non c'era il metano, non c'era un cazzo, non c'era la. La televisione non ce l'aveva nessuno. Lo so. Allora, durante il fascismo, nonostante c'era la propaganda, no? Come la facevano? Non c'era la televisione nelle case, allora portavano la gente nei cinema. Ah. Nei cinema e ti facevano vedere le immagini dei Mussolini. Però non c'era la televisione. Tu pensa, se c'era la televisione, non c'era. Dopo è venuta la televisione, dice, questo è lo strumento di propaganda. Sì. Non c'era più bisogno che la gente doveva andare nei cinema, ce l'aveva dentro casa. Abbiamo capito. Quindi hanno incominciato piano piano a bombardare la gente, tutti convinti a comprare la televisione, c'era tutti, Te dimmi uno che non c'ha la televisione oggi. 3-4 in casa. 3-4 più di una, perché addirittura prima una per famiglia, poi una per persona. Perché prima c'era un canale solo. All'inizio, un canale solo, cosa ci faceva de? Sì! Faccia cinque. Praticamente c'era un canale solo, era inutile che la gente aveva tre televisioni dentro casa, no? No! Dopo con 50 canali ognuno la sua televisione, quindi non più una televisione per famiglia, ma come la macchina, una volta era una macchina per famiglia, era una macchina per persona, la televisione è uguale. È stata proprio tutta la politica che ha voluto che tutti imbambolati lì, tutti i messaggi subliminali, la gente tutta adesso così, ormai dipendente. Cioè, io vedo anche i genitori nostri dipendenti dalla televisione. Certo, vede il meteo, non può ne fa a meno proprio. Piove, se te un giorno non c'hanno la televisione accesa, stanno male. Lo so. Cioè, ti rendi conto come siamo arrivati? Dall'assenza totale che stava ne beh prima della gente senza televisione. Si parlava insieme. Siamo campati, l'umanità è andata avanti per migliaia di anni senza televisione. Adesso manca la televisione un giorno e stanno male. Questa è stata la politica che ha voluto che tutti avessero la televisione. Quindi andare a togliere l'elettricità adesso gli va contro da una parte a loro, perché loro vogliono che la gente stanno sempre lì davanti. Sì. E basta. Quindi io non lo so come la risolvo nella roba, non lo so. Non lo so, Luca. Cioè, come ha detto Andrea, ha detto, non si sa, non c'è una soluzione, no? Quindi ha detto, boh, andiamo avanti così giorno per giorno. Non c'è una rivolta, non c'è niente. Non c'è niente. Per me l'unica cosa è la preghiera. Però la preghiera non è solo il Padre Nostro. L'arma, tutto il più, l'arma. L'arma, è il rosario. L'unica soluzione è l'arma. È l'arma. Allora, terminiamo qui. Avvertendo a tutti da recitare l'arma. Esatto, da piare i sacramenti, da recitare l'arma. E basta, e da affidarsi al Signore. Esatto. L'affidamento totale a Dio Padre. E auguriamo a tutti buon baratro. Fine. Buona fine a tutti. Fine. Fine.